Allora, salve, salve a tutti, sono Nestor, Nestor Fabbri dei No Braino. Vi ricorderete di me per assoli come Nottambula o Tradimentus? E sono oggi qui in compagnia di due geni, li definirei, che sono il Vix, batterista dei No Braino in collegamento da Bologna. Buona, salve Vix. Ciao a tutti. È un altro genio di particolare livello che è David Junior Barbatosta, in collegamento purtroppo per lui da Pesaro. Ciao. Buonasera, buonasera. Sera? Allora, niente, siamo qui per celebrare questo 25 aprile, che è particolarmente importante. Ed è diverso da tutti gli altri 25 aprile, perché siamo chiusi in casa, perché c'è una pandemia e questa ci ha portato via un amico, un genio, un grande autore che è Mirko dei Camillas. Noi vorremmo perciò, i No Braino vorrebbero dedicare alla festa della liberazione e anche al povero Mirko una poesia e della... Dunque, tirerei subito in causa il genio 1, il Vix, che ci presenterà una poesia. Bene, io ho scelto una poesia che non è di semplice fruizione, ma secondo me è adeguata a questa doppia occasione. Una è quella della liberazione d'Italia e l'altra è il lutto, il momento di lutto. E la poesia è una poesia di Foscolo, dei Sepolcri, un poema di Foscolo dell'inizio dell'Ottocento, quindi ben prima della libertà d'Italia, no? Della lotta resistenziale. Però è una poesia che anticipa questa lotta, perché è una poesia, quella di Foscolo è una poesia profetica per i posteri e per noi. E spesso ci dimentichiamo di questo. E il tema in particolare è il sepolcro. Foscolo vede nella tomba non un momento tragico, ma un momento costruttivo. Cioè noi, i nostri valori, i messaggi dei grandi uomini vanno avanti solo attraverso il ricordo della tomba e poi della poesia. E in particolare vi leggo pochi versi perché il poema è lunghissimo ed è di difficile lettura. E qui, in questi versi che ho scelto, Foscolo ci dice che dove dorme l'ardore di geste eroiche, cioè il nostro spirito eroico, la tomba non ha senso, il monumento non ha senso, perché noi non lasciamo alcun ricordo. E l'Italia di Foscolo era un'Italia occupata dagli stranieri, dai francesi, da Napoleone, ed era un'Italia dormiente, dove gli spiriti eroici erano spenti. Per cui le tombe, dice Foscolo, in Italia in questo periodo non hanno senso. Okay? Poi Foscolo critica la classe dirigente italiana, critica il dotto, quindi l'intellettuale, il ricco e il patrizio, la classe dirigente, perché spinta solo da ricchezza e da paura. Ok? E Foscolo conclude che la tomba dei grandi, ok, cioè di coloro che hanno sentimenti appassionati e un pensiero libero, sarà la tomba che per tutti noi dovrà essere d'esempio per risollevare le sorti di una nazione, di un popolo, per riportare la civiltà. Okay. Alla grande, bellissimo. Provo a leggere. Non so... È un'ottima scelta, ottima scelta. Non sono un gran lettore, ma ove dorme il furor di inclite geste che si amministri al viver civile l'opulenza e il tremore, inutil pompa e inaugurate immagini dell'orco, sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto, il ricco, il patrizio vulgo,
decoro e mente al bello Italo regno, nelle adulate regge a sepoltura già vivo e i stemmi unica lau. A noi apparecchi morte riposato albergo, ove una volta la fortuna cessi dalle vendette e l'amistà raccolga non di tesori eredità, ma caldi sensi e liberal carme l'esempio. Io boh, c'avevo una pelle d'oca davvero, non, è bellissima, bellissimo pensiero. Grazie Samu. Diciamo che è un po' demodé, nel senso che non è d'impatto, ma dovremmo riscoprire tante cose di noi, di quello che ci appartiene. Mi sembrava giusto rispolverare questo, anche perché è inerente, insomma, all'occasione, in qualche modo. Ok? E allora celebriamo questo 25 aprile, dopo il VIX, con questa bellissima poesia, una soave melodia del maestro David Junior Barbatosta. A te. Vai, la... maestro. Bella ciao, la canzone di lotta. Canzone di lotta dei, come sappiamo, dei simpatizzanti al movimento Partigiano Italiano. Viva l'Italia! Viva la liberazione, viva Mercone! Grazie!